paradosso è che Trieste è quasi più isolata oggi di quando c'era la guerra fredda. Perché durante la guerra fredda, se non altro, lo Stato investiva con le partecipazioni statali. Oggi non abbiamo più neanche questo. Il governo centrale non ha mai dimostrato grandi interessi. Se entriamo nello specifico, ci sono due esempi che sono eclatanti. La delocalizzazione delle direzioni di alcune agenzie amministrative, quali la Dogana e altri uffici, e soprattutto lo smantellamento della direzione delle ferrovie, che dimostra che il governo italiano non crede nello sviluppo dei traffici verso l'est. Come si fa a recuperare? Attraverso i giovani. Alle mie spalle ci sono due giovani che rappresentano la nuova scuola. Io la definisco di studi superiori marittimi. Questa scuola è appena partita, con molto entusiasmo, con molto interesse. E quindi io mi auguro che questo fatto sia di buon auspicio per il futuro. Dobbiamo investire nei giovani, questo lo dicono tutti, ma poi nessuno lo fa.